che mi sembrano comunque interessanti, quindi li citerò. I discorsi della fine, catastrofi, disastri, apocalissi, Aracne 2018, e ci presenta un contributo dal titolo Animali fantastici e dove trovarli, unicornetti, megattere, ok, sadiche, polli col visore, un bestiario mediatico contro la mitopoiesi del virtuale. Grazie. Grazie mille, sono contento di essere oggi qui, è stata una giornata molto arricchente dal mio punto di vista, alcune delle cose che dirò sono state, con mio piacere, anche un po' in maniera inquietante, anticipate in precedenza, vuol dire che c'è una specie di eterogenesi dei fini dal momento che io parlerò con alcune prospettive in linea con quelle che sono state adottate oggi, invece con altre forse un po' più laterali, nel senso che parlerò anche e soprattutto da un punto di vista semiotico. Faccio come non si fa mai quando si parla di un film, cioè parto dalla fine. Quello che vorrei tentare di fare oggi è di motivare perché ritengo, da un lato, che la dicotomia reale virtuale sia una dicotomia che continuiamo a perpetrare ma che è problematica se non sostanzialmente erronea, e dall'altro, conseguentemente, dimostrare in qualche modo come le espressioni realtà virtuale e realtà aumentata, che designano delle specifiche tecnologie che sono quelle che abbiamo in qualche modo imparato a conoscere meglio oggi, siano espressioni improprie. Per fare tutto ciò parto dagli animali fantastici fra virgolette, appunto perché andremo a capirlo. E il primo animale a cui mi riferisco è l'unicorno, partendo da questo cibo che è l'unicornetto algida. Non so quanti di voi l'abbiano mangiato perché di fatto non è stato commercializzato in Italia, sebbene in realtà in alcuni paesi sia stato commercializzato e abbia avuto successo, un sito di chiara autorevolezza, cioè bigodino.it, ne riferisce come di qualcosa che di fatto esiste, il nuovo gelato algida che gioca tra l'animale fantastico che tutti amiamo e lo storico cornetto che tutti adoriamo mangiare. Capiamo subito guardando che c'è un'operazione di marketing abbastanza evidente, c'è il packaging che richiama il profilo di un unicorno, il gioco è anche nell'assonanza, diciamo, linguistica fra cornetto e unicorno. Le caratteristiche che bigodino.it riferisce di questo alimento sono fotograficamente appunto questi colori improbabili, pastellosi, che di fatto non hanno una chiara referenza con un alimento che noi conosciamo, è difficile trovare alimenti di questo colore. Questo sapore vaniglia e crema con pepite al cioccolato e topping ai frutti rossi, che è un sapore tutto sommato abbastanza tradizionale, vaniglia e crema. Il packaging abbiamo visto che è molto glitterato, ma per il resto è sostanzialmente molto simile a un cornetto tradizionale. Tuttavia è un unicornetto, e questo è per noi molto rilevante, molto più di quanto potremmo pensare. Un ontologo di chiara fama, cioè Maurizio Ferraris, scrive in tempi molto recenti questo libro Intorno agli unicorni, supercazzole, ornitorinchi e ircocervi, ponendosi l'annoso problema se gli unicorni esistano o meno, che è un problema che vi siete posti anche voi, credo, alcune volte. E Ferraris arriva a dimostrare che gli unicorni non esistono. Non esistono per tutta una serie di ragioni, ragioni per le quali invece possiamo tranquillamente dedurre che i cornetti invece esistono. Pertanto noi siamo in una situazione in cui abbiamo l'unicornetto in quanto un paradosso ontologico, nel senso che è qualcosa che esiste ma che rimanda a qualcosa che non esiste. E questo mi stimola come problema. Non è soltanto un paradosso ontologico, di fatto configura anche un paradosso bioetico. Io non sono vegano, ma mi metto nei panni di un vegano che comunque non mangerebbe l'unicornetto perché è fatto di latte, ma supponiamo che sia fatto di latte di soia. L'unicorno sappiamo non esistere, ma se ragioniamo in termini di semantica dei prototipi, capiamo che è molto più vicino a un animale che non a un vegetale. Pertanto nutrirsi di qualcosa che saprebbe di un animale porrebbe dei problemi bioetici, quindi io spero che i vegani del mondo non abbiano mangiato l'unicornetto. E inoltre, comunque, se anche l'avessero fatto, è un paradosso gastronomico, perché anche nell'era contemporanea della gastromania,
Comunque, se prototipicamente più vicino a un cavallo che a un'oliva, un unicorno, pare strano ingerire un gelato al sapore di cavallo. Quindi capite come è un oggetto filosofico molto complesso di fatto l'unicornetto. Capite bene anche come questa questione molto divertente in realtà sia una questione che è profonda. Questa fonte, Games Earth, parla di alcune battaglie animaliste condotte dalla PETA, che è una famosa associazione in difesa dei diritti degli animali, una delle più famose al mondo di fatto, che diciamo, fa una battaglia profonda contro Assassin's Creed, un videogioco, il quale promuoverebbe la caccia alla balena. Ne fa anche un'altra contro Super Mario, il quale promuoverebbe, secondo la loro prospettiva interpretativa, l'utilizzo di pellicce e così via. Cioè Ferraris, e qui cito testualmente, ha ragione ma in parte anche torto, secondo me, chiedo scusa Ferraris, lo salutiamo da qui, cito testualmente, tornando agli unicorni, posso benissimo fabbricare un unicorno di peluche, il mondo ne è pieno, disegnare gli unicorni, ma questo non dimostrerebbe in alcun modo che gli unicorni esistono, perché l'esistenza in senso biologico, l'unica che ci autorizza a sostenere che gli unicorni esistano, comporta la capacità di processi metabolici e l'unicorno di peluche, proprio come Madame Bovary, banalmente non li possiede. Dunque non sarà mai oggetto di una battaglia animalista. Di fatto, invece, esattamente come Super Mario è un oggetto di una battaglia animalista, Assassin's Creed, Moby Dick è stato oggetto di battaglie animaliste, anche l'unicornetto potrebbe diventarlo. Sebbene, lui dice, non si possa escludere che sorga una setta per la liberazione degli unicorni, così come esiste di fatto una lega per la liberazione dei nani da giardino. Non è dunque vero, come sostiene Marcus Gabriel in questo libro, che guarda caso un unicorno in copertina, e questo libro si intitola Perché il mondo non esiste, che tutto esiste in un determinato campo di senso e che quindi nel campo di senso dei racconti di unicorni, dei film di unicorni, eccetera, gli unicorni esistono. Cioè Ferraris è molto radicale, ci dice gli unicorni non esistono, non è il fatto che ci sono dei film con gli unicorni non dimostra che gli unicorni esistono. Quindi da un punto di vista ontologico è inattaccabile, mi chiedo però questa prospettiva a livello di conseguenze che cosa ci possa di fatto aiutare a fare o a capire. E quindi io ci applico invece una prospettiva semiotica, e di fatto lo stesso Ferraris pare suggerircela. Per me l'unicorno esiste, non in quanto ente ontologico, ma in quanto costrutto semiotico, cioè un agglomerato di simbologie che, convocate da una presunta virtualità, ha effetto invece su quella che è la realtà. Molto complicato però. Ferrari stesso ci dice, invece che farne una dubbia entità ontologica, sembra molto più produttivo concepirlo come il risultato di una tecnologia, di un fare che non ha bisogno di essere o di sapere, e che permette la sospensione dell'uno dell'altro, cioè, scusatemi, è complicato, andremo avanti, non lo schematizzare senza epistemologia, bensì nello schematizzare senza ontologia. L'idea di Ferraris dunque è che l'unicorno è un virtuale più che un reale. Tuttavia, perché noi lo definiamo virtuale? Lo definiamo virtuale solo per via delle sue conseguenze sul reale. Noi non parleremmo di unicorni, cioè di qualcosa che ontologicamente non esiste, se non avessero delle conseguenze per noi che, almeno fino a prova contraria, ci definiamo invece abitanti della realtà. E ciò inizia a mettere un po' in crisi questa dicotomia, cioè questa separazione fra reale e virtuale, che in realtà sarebbero invece collegati da un ponte che, se non è ontologico, è quantomeno semiotico, cioè le due dimensioni sono collegate dal fatto che tu puoi convocare qualcosa dal virtuale e trasportarlo nel reale in maniera tale che produca delle conseguenze con te. Queste conseguenze sono spesso importanti, sono gli immaginari, sono profitti, l'algida ci fa dei profitti con l'unicornetto, sono particolari stati emotivi, sono guerre, sono amori e così via. Convoco quindi io la parola virtualità, che in semiotica viene utilizzata, questo è il dizionario ragionato della teoria del linguaggio di Greimas e Curtes, in cui ci viene definito diciamo il virtuale in un chiaro modo. Greimas e Curtes ci dicono, nel quadro dei modi di esistenza semiotica, la categoria virtuale attuale permette di caratterizzare il rapporto dal sistema al processo, dalla langa alla parola. Non vi farò una lezione di semiotica, ma sostanzialmente l'opposizione non è virtuale reale, ma è virtuale attuale, cioè qualcosa che esiste come una possibilità, che nel momento in cui viene tradotta in qualcosa di linguistico passa dall'essere virtuale all'essere attualizzato, ma prima esiste, ha una sua esistenza semiotica in un paradigma di possibilità, cioè voi potete decidere di mangiare a pranzo
durante l'antipasto una determinata pietanza oppure l'altra, ne mangerete una, cioè attualizzerete quella virtualità, ma l'altra virtualità esisteva ed esisterà come orizzonte di possibilità. E in effetti Greimas e Curtes dicono proprio esistenza semiotica, che è qualcosa di diverso da esistenza ontologica, chiaramente. E qui appunto danno una voce, una definizione di esistenza semiotica che è di risparmio, ma che in qualche modo vi ho fatto intuire sin qui. Quindi l'unicorno passa da una condizione virtuale a una attuale e non reale nel momento in cui si opera una selezione di alcuni tratti che lo definiscono nella sua simbologia, e infatti sia l'unicornetto che la unicarne che si vende su Amazon, è carne di unicorno, è presentata come tale, hanno determinate caratteristiche, sono entrambi colorati, sono glitterati, perché il glitter è una di quelle cose che definiscono l'immaginario dell'unicorno contemporaneo. Questo è un tratto pertinente che viene prelevato dal virtuale, che viene reso attuale, che viene attualizzato. Me la sono inventata io tutta questa storia degli unicorni? Sì, però in realtà poi facendo un po' di ricerca ho notato che alcuni autori parlano di unicorni proprio per fare esempi di questo tipo. Umberto Eco ci dice appunto che la semiotica si occupa ad esempio di capire come mai la frase "vammi a comprare un unicorno" ha delle conseguenze legate al fatto che gli unicorni non esistono. Augusto Ponzio, in questo volume dimenticato ma molto bello, ci dice appunto che il fatto che il referente esista o meno, cioè il fatto che la parola unicorno designi qualcosa che di fatto ontologicamente non esiste, non è un problema semioticamente, perché comunque designa qualcosa che produce senso. E quindi ci sono tutta una serie di problemi legati che cerco di risolvere, in parte li ho introdotti, ho provato a risolverli sin qui, passando ad un'altra bestia, cioè le balene blu. Immagino che tutti voi abbiate sentito parlare di Blue Whale. Sappiamo tutti quanti che questa cosa è problematica, non si è capito se fosse una bufala o meno, ci sono stati casi di fake news, eccetera, ma diciamo, dal punto di vista filosofico, prendiamola per buona, cioè prendiamo per buono che sia esistita, che esista una cosa che si chiama Blue Whale, un macabro gioco che spinge i ragazzi a suicidarsi su internet. Sapete tutti a cosa mi sto riferendo, no? Che cos'è la Blue Whale? La Blue Whale non è in senso ontologico una balena blu, anche se le balene blu zoologicamente esistono, e Ferraris, secondo i suoi criteri, è concorde con me. La Blue Whale, quando io ho detto Blue Whale, voi prima di pensare a una balena blu avete pensato a quella roba lì, quel gioco sadico, è una versione virtualizzata che presenta alcuni tratti distintivi della balena blu da cui prende il nome e altri invece li perde, li narcotizza. Ed è il contrario logico dell'unicornetto. L'unicornetto era un animale fantastico virtuale che si attualizzava in alcune parti nell'unicornetto. Qui invece la balena blu è un animale reale, attuale, che si virtualizza in alcuni tratti. In più opera in un contesto che noi definiamo virtuale, anche se è una definizione chiaramente ideologica, cioè il mondo online, ma provoca conseguenze gravi nel contesto reale, perché provoca il fatto che dei ragazzi si uccidano. E ciò ci fa di nuovo capire come separare le due dimensioni, reale e virtuale, sia sostanzialmente ideologico. In termini puramente, diciamo, onomastici, il suo nome non è chiaramente collegato, il nome Blue Whale, al gioco, però ci sono delle consonanze semantiche, appunto, i famosi tratti distintivi. La parola blu in inglese, il blue mood, è un umore depressivo sostanzialmente. C'è una mitologia legata ai cimiteri delle balene, al fatto che le balene vadano a morire sole, e questo crea una rima semantica con questi ragazzi da soli nelle loro camerette che si uccidono senza che nessuno se ne accorge, eccetera, eccetera. Cioè c'è un prolifico scambio fra i cosiddetti reali e virtuali, tale per cui forse questa dicotomia andrebbe rivista e addirittura dismessa o in qualche modo riconsiderata. E come vi dicevo, questo scambio si espleta attraverso la creazione di immaginari, gusti, opinioni, convinzioni politiche, ideologie forti, e non è una novità, questo è un altro punto forte. Tutte le pratiche ludiche, tutte le pratiche di gioco sono fondate su attualizzare delle virtualità. Quando noi giochiamo a scacchi abbiamo bisogno, attraverso dei procedimenti interpretativi, di sospensione dell'incredulità, si parlava prima, e tutta un'altra serie di cose, di attualizzare il fatto che quella roba lì è una guerra fra due fazioni, che ci sono dei ruoli, eccetera. E ciò vale di fatto con qualsiasi tecnologia mediale. Realtà virtuale e realtà aumentata sono... Quanto tempo ho ancora? Ok.
Realtà virtuale e realtà aumentata sono locuzioni improprie sostanzialmente, dal momento che pensiamo alle applicazioni in realtà aumentata e realtà virtuale, ai visori, gli smartphone che fanno quelle cose che abbiamo visto prima, di fatto in termini ontologici non hanno nessun tipo di incidenza, cioè non creano nulla, non modificano ciò che esiste e ciò che non esiste. In termini semiotici producono del senso differente, ma non è che producono un aumento o una diminuzione di senso, incidono in termini percettivi e propriocettivi, o in termini, diciamo, sensoriali, alcuni autori, parlando in maniera complicata, hanno detto presa estetica. Salto. I polli. Questo è Second Livestock. Qualcuno ha mai sentito parlare di Second Livestock? È un riferimento a Second Life. Livestock è sostanzialmente il bestiame, quindi sia nel modo in cui è fatto il logo, sia nel simbolo, eccetera, c'è un chiaro riferimento a Second Life, con tutte le questioni surreale e virtuale legate a quella esperienza lì. Ed è un sito che promette di fare questa cosa qui, delle realtà virtuali per polli d'allevamento. Sono polli d'allevamento intensivo, polli da batteria, che con queste tecnologie sostanzialmente si convincerebbero di vivere all'aria aperta. Quindi si bypasserebbe il problema etico legato al fatto che vivono nell'allevamento intensivo, ma anche la loro carne migliorerebbe. Quindi il principio di fondo è fornire ai polli d'allevamento degli apparati di realtà virtuale attraverso i quali questi si percepiscano liberi all'aria aperta. Questa cosa è una goliardata, cioè questo sito, io l'ho studiato, è un sito fermo al 2012 fatto da alcuni ricercatori americani ed è più un'installazione artistica che non è una vera proposta. Ci sono degli indicatori chiari per capire questa cosa, le fonti cui si riferiscono sono poche, non esistono. I numeri di telefono da contattare non funzionano, ci sono dei video della conferenza stampa chiaramente montati in cui lui parla in un'aula da sole, ci sono gli applausi registrati sotto, eccetera. Ma è interessante di nuovo da un punto di vista filosofico, perché? Perché in questa idea la sostituzione del reale con il virtuale è pensata come migliorativa del benessere dell'animale, l'animale migliora la sua vita, ma c'è anche uno slittamento. Cioè l'animale non è realmente libero, quindi non c'è una modifica ontologica della sua condizione, rimane nella sua batteria. Però semioticamente sembra, si sente libero, gli sembra di essere libero pur non essendolo. C'è il problema del vero, della verità, che è un problema che se trasferiamo dai polli agli umani è uguale, nel senso se voi chiedete a un operaio che sta in fabbrica a spaccarsi le ossa se preferirebbe stare con un casco in realtà virtuale e vivere in un'isola dei Caraibi per sempre, sentendo quell'esperienza lì, ontologicamente lui potrebbe anche dire, ma sai che c'è, io non so neanche cosa vuol dire ontologia, accetto tranquillamente questa condizione. Questa roba ricorda i cervelli nella vasca di Hilary Putnam, eccetera. Ciò si collega appunto a come la nostra idea di vero cambia in base alla prospettiva epistemologica che c'è dietro, quindi ciò che ontologicamente è falso semioticamente potrebbe essere vero senza alcun problema, e questo è il caso. Questo è uno strumento logico di diciamo, retaggio aristotelico, non ve lo spiego. E quindi che cos'è una realtà virtuale? Qua cito Surace, che sarei io, in un articolo, e dico, ci pare che il miglior modo, ci pare perché uso questa forma, sarei io, mi pare che il miglior modo per descrivere una realtà virtuale sia in termini semiotici. Una realtà virtuale è un ambiente interattivo costruito attraverso la giusta posizione di segni pensati ad hoc per una specifica utenza, al fine di immergere quest'ultima in un'esperienza, in un mondo finale MF, che sia in grado, creando un'estesia customizzata, cioè una sensazione personalizzata, di sostituire il mondo iniziale MI, in termini di sensorialità e narratività. Se quindi si tratta di un videogioco horror, l'esperienza sarà disagevole e terrificante, mentre se si tratta di un viaggio virtuale ai Caraibi o di un film porno interattivo, qua mi è saltata una nota nel copia e incolla, il risultato potrebbe essere assai gradevole. Questo si collega alla teoria dei mondi possibili di Eco, che è ben prima delle riflessioni sulla realtà virtuale, eccetera. Vado a chiudere anche con problematizzando la realtà aumentata. Allora, la realtà aumentata invece la definisco come l'inserzione, ma anche più recentemente la sottrazione, perché oggi ci sono casi di realtà aumentata fondati sulla trasparenza, per cui anziché aggiungere cose tolgono pezzi, per esempio vedere cosa c'è dietro un muro, vedere le tubature delle fogne, eccetera. L'inserzione o la sottrazione di elementi virtuali nel reale mediante un qualche tipo di dispositivo
che sottintende sempre una fenomenologia oculocentrica o scopocentrica, non è una parolaccia, e che si fa condizione necessaria all'interazione con l'aumento di realtà. Quindi c'è sempre bisogno, cioè l'idea di fondo è che la nostra fenomenologia, la nostra esperienza è sempre fondata anzitutto sulla vista, perché la realtà virtuale è una roba che funziona innanzitutto, la realtà aumentata, scusatemi, in termini visivi, ma anche la realtà virtuale, poi anche se ci sono cuffie, eccetera. Non dissimilmente da quanto accadeva prima dei nuovi media con il cinema, con il microscopio, più radicalmente con tutte le tecnologie mediali. Ogni medium, scusatemi in latino, aumenta la realtà. Lippmann nel 22 parlava della stampa e della sua capacità di creare pseudoambienti, Baudrillard parlava di pseudoambienti, McLuhan ha parlato di protesi, tutto quello che sappiamo benissimo. L'idea di aumento, come dicevano alcuni miei relatori che mi hanno preceduto, è un effetto retorico. Non c'è nessun tipo di aumento e la categoria di aumento è problematica. Vado a due slide, che ho finito, per dimostrarvelo di nuovo. Umberto Eco, di nuovo, parla nel Diario Minimo di un episodio. L'orso di Central Park, un bambino, si fa sbranare da un orso. Perché? Perché il bambino confonde l'orso ontologico, che è quello sopra, con l'orso semiotico. Cioè ha un immaginario di orso tale per cui alcune componenti virtuali che definiscono l'orso subentrano violentemente nel reale, lui scambia le due cose e quindi ci rimane secco. Anche Slavoj Žižek, in Benvenuti nel deserto del reale, quando cadono le due torri, l'11 settembre, racconta di questa cosa come sostanzialmente il simbolico che prorompe violentemente nel reale, quella lì è la catastrofe cinematografica che si fa reale, eccetera. Ci sono casi che in qualche modo dimostrano di come il rapporto fra virtualità e realtà in realtà sia ben antecedente alle tecnologie di cui parliamo oggi. E quindi, concludendo, secondo me, la dicotomia reale e virtuale comporta una serie di problemi teorici che esulano dai contesti delle moderne VR e realtà aumentate. E forse qui sarebbe più interessante ragionare invece in termini di fenomenologia o semiotica dell'esperienza mediale, cose di Ruggero Eugeni, eccetera. Quella della virtualità è una categoria che ha ragione d'essere non se associata a quella di realtà, ma se associata a quella di attualità. Quindi funziona meglio, secondo me, in quel senso. Una cosa interessante è che, sebbene oggi applicazioni di AR e VR trovino sempre più collocazioni critiche, sappiamo applicazioni mediche, addestramenti militari, eccetera, il senso comune tende a pensare a queste tecnologie anzitutto come mezzi per assottigliare il divario realtà o finzione. Quindi va molto più di moda Pokémon Go che non l'app per imparare a dissezionare un cadavere in realtà aumentata, e questo è più interessante da un punto di vista sociologico che non da un punto di vista filosofico, secondo me. La nozione di aumento è problematica, o se vogliamo è pleonastica, nella misura in cui ogni tecnologia predispone in qualche misura un aumento di realtà. E quindi, in sostanza, trattare oggi questa innovazione tecnologica come se necessitasse di nuovi paradigmi teoretici è una mossa ideologica, anche secondo me un po' pericolosa, perché invece avrebbe più senso considerarli nella linearità della storia dei media e ne otterremo risultati più profittevoli. Grazie dell'attenzione.